Ciao a tutti, buonasera, benvenuti a questa diretta Facebook, ci proviamo a farla, siamo qui all'Affratellamento a Firenze, oggi facciamo una Via Crucis biblica e ecumenica con le sorelle e i fratelli anche della Chiesa Protestante Unita, insieme alla nostra pagina, una Via Crucis biblica e ecumenica sui passi della non violenza. Buona preghiera e buona meditazione a tutti. La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calma riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza te dona gioia eterna. Amen. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché rimani lontano e non mi aiuti? Perché non ascolti il mio pianto? Israele, popolo che ti loda. In te sperarono i nostri padri, hanno sperato e li hai condotti in salvo. Ti chiesero aiuto e li hai liberati, si sono fidati e non sono rimasti delusi. Ma io sono come mandria di tori, mi accerchiano come bufali enormi. Ruggiscono come leoni feroci, contro di me spalancano la bocca. Le mie forze se ne vanno come acqua che scorre, le mie ossa sono tutte slogate, il mio cuore si scioglie come cera. Sono inaridito come terra secca e la lingua mi si attacca al palato, mi hai portato a un passo dalla morte. Una banda di malvagi mi circonda, mi accerchiano come un branco di cani, mi hanno legato mani e piedi. Sono ridotto a pelle e ossa, mi stanno a guardare soddisfatti. Già si dividono i miei vestiti e la mia tunica tirano a sorte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, shall overcome someday. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Prima stazione, Gesù del Tempio. Poi Gesù, guardandosi attorno, vide alcune persone ricche che gettavano le loro offerte nelle cassette del tempio. Vide anche una povera vedova che vi metteva due monetine di rame. Allora disse: vi assicuro che questa vedova, povera com'è, ha dato un'offerta più grande di quella di tutti gli altri. Quelli, infatti, hanno offerto come dono quello che avevano d'avanzo, mentre questa donna, povera com'è, ha dato tutto ciò che le rimaneva per vivere. Alcuni stavano parlando del Tempio e dicevano che era molto bello per le pietre che lo formavano e per i doni offerti dai fedeli. Allora Gesù disse: verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto,
non rimarrà una pietra sola sull'altra. Allora rivolse a Gesù questa domanda: Maestro, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno che queste cose stanno per accadere? Gesù rispose: Fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno, si presenteranno col mio nome e diranno: Sono io il Messia. Oppure vi diranno: Il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli e non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerra e di rivoluzioni, non abbiate paura. Fatti del genere devono avvenire prima, ma non sarà subito la fine. Poi Gesù disse loro: I popoli combatteranno l'uno contro l'altro, e un regno contro un altro regno. Ci saranno grandi terremoti, pestilenze e carestie in molte regioni. Si vedranno fenomeni spaventosi, e dal cielo verranno segni grandiosi. Però prima di tutte queste cose vi prenderanno con violenza e vi perseguiteranno. Vi porteranno nelle loro sinagoghe e nelle loro prigioni. Vi trascineranno davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi. Non preoccupatevi di quel che dovrete dire per difendervi. Sarò io a suggerirvi le parole giuste e vi darò una sapienza tale che tutti i vostri avversari non potranno resistere e tantomeno combattere. In quel tempo perfino i genitori, i fratelli, i parenti e gli amici vi tradiranno e faranno morire alcuni di voi. Sarete odiati da tutti per causa mia, eppure neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Se saprete resistere sino alla fine, salverete voi stessi. Fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno e si presenteranno col mio nome e diranno: Sono io il Messia. Ha dato tutto ciò che le rimaneva per vivere. Avrete allora occasione per dare testimonianza di me. Sarete odiati da tutti per causa mia. Verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto. I popoli combatteranno l'uno contro l'altro. E un regno contro un altro regno. Signore Gesù, siamo in mezzo alla lotta contro il male. Che il tuo regno possa davvero venire, regno di pace, regno di non violenza, che possa abbattere l'ingiustizia, la solitudine, la mancanza di misericordia. Potete resistere sino alla fine, salverete voi stessi. Diciamo insieme: la pace non può essere costruita sulle fondamenta della paura. E ora ci dirigiamo verso la seconda stazione, usciamo fuori.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. In che direzione andiamo? Andiamo un po' più avanti. Di qua. Di qua? Sì, perché lì c'è il ristorante, rompiamo le scatole. Facciamo una parte. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Fino a qui. Seconda stazione. Leggo io. Gesù annuncia la fine dei tempi. Un giorno vedrete Gerusalemme assediata da eserciti nemici. Allora ricordate che è vicina la sua rovina. In quel tempo quelli che si troveranno in Gerusalemme si allontanino da essa e quelli che si troveranno in aperta campagna non ritornino in città. Quello sarà il tempo del giudizio. Tutto ciò che è stato scritto nella Bibbia dovrà accadere. Saranno giorni tristi per le donne incinte e per quelle che allattano. Tutto il paese sarà colpito da una grande tribolazione e l'ira di Dio si scatenerà contro questo popolo. Alcuni cadranno sotto i colpi della spada, altri saranno portati via come schiavi in paesi stranieri e Gerusalemme sarà calpestata dai pagani e distrutta sino a quando non sarà finito il tempo che Dio ha stabilito per loro. Ci saranno anche strani fenomeni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il presentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi e state sicuri, perché è vicino il tempo della vostra liberazione. Tutto ciò che è stato scritto nella Bibbia dovrà accadere. È vicino il tempo della vostra liberazione. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento. Tutto il paese sarà colpito da una grande tribolazione e l'ira di Dio si scatenerà contro questo popolo. Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi e state sicuri,
perché è vicino il tempo della vostra liberazione. Signore, dacci la forza di attraversare la grande tribolazione per arrivare alla tua Gerusalemme celeste. Amen. Amen. Ci dirigiamo verso la terza stazione. Va letta questa frase, no? Sì. La capacità di offrire persone in situazioni stressanti può disinnescarne la potenziale violenza. Ci dirigiamo verso la terza stazione e intanto cantiamo. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. Sunday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome Sunday. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi Gesù disse questa parabola: osservate bene l'albero del fico e anche tutte le altre piante. Quando vedete che mettono le prime foglioline, voi capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Vi assicuro che non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate bene, non lasciatevi dire, e quel giorno vi pioverà addosso improvvisamente. Infatti esso verrà su tutti gli abitanti della terra come una trappola. Voi invece state svegli e pregate in ogni momento. Avrete così la forza di superare tutti i mali che stanno per accadere e potrete presentarvi davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno Gesù continuava a insegnare nel Tempio, di notte invece usciva dalla città di Gerusalemme e ne se ne stava all'aperto sul Monte degli Ulivi, ma già di buon mattino la gente andava nel Tempio per ascoltarlo. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non abbiate troppe preoccupazioni materiali, altrimenti diventerete pigri. Non lasciatevi intontire da orge o ubriachezze. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Voi invece state svegli e pregate in ogni momento. Signore Gesù, dacci la forza di rimanere svegli nel percorso della nostra vita. Dacci la forza e il coraggio di percorrere il cammino della non violenza, come tu hai fatto per noi. Signore, fa che le nostre passioni non ci travolgano, che possiamo invece utilizzarle come energia positiva, energia a frutto della pace e della concordia. Amen. 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 Insieme.
tutti insieme, tutte le critiche, gli attacchi, gli insulti, i giudizi svaniscono quando concentriamo l'attenzione sull'ascolto dei sentimenti e dei bisogni che stanno dietro il messaggio. Andiamo verso la quarta stazione. La festa dei pani. Wish overcome. Wish overcome. Wish overcome. Someday. Oh, deep in my heart, I do. We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Heart, I do believe we shall overcome someday. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quarta stazione, la festa dei pani. Si avvicinava intanto la festa dei pani non lievitati, detta anche la festa di Pasqua. Intanto i capi dei sacerdoti e i maestri della legge stavano cercando il modo di eliminare Gesù. Però avevano paura. Avevano paura del popolo. Ma Satana entrò in Giuda, quello che era chiamato anche Iscariota, e apparteneva al gruppo dei 12 discepoli. Giuda andò dai capi dei sacerdoti e dalle guardie del Tempio, e con loro si mise d'accordo sul modo di aiutarli ad arrestare Gesù. Quindi furono molto contenti e furono d'accordo di dargli del denaro. Giuda accettò e si mise a cercare un'occasione per fare arrestare Gesù, lontano dalla folla. Venne poi il giorno della festa dei pani non lievitati, nel quale si doveva uccidere l'agnello pasquale. Gesù mandò avanti Pietro e Giovanni con questo incarico: «Andate a preparare per noi la cena di Pasqua». Ed essi risposero: «Dove vuoi che la prepariamo?». Gesù disse: «Quando entrerete in città, incontrerete un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo fino alla casa dove entrerà, poi direte al padrone di quella casa: il maestro desidera fare la cena pasquale con i suoi sacerdoti e ti chiede la sala. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande con i tappeti. In quella sala preparate la cena». Pietro e Giovanni andarono, trovarono come aveva detto Gesù e prepararono la cena pasquale. Venne poi il giorno della festa dei pani non lievitati, nel quale si doveva uccidere l'agnello pasquale. Ma Satana entrò in Giuda, quello che era chiamato anche Iscariota, e apparteneva al gruppo dei 12 discepoli. Quando entrerete in città, incontrerete un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo fino alla casa dove entrerà. Il maestro desidera fare la cena pasquale con i suoi discepoli.
furono molto contenti e furono d'accordo di dargli del denaro. Signore, ti preghiamo affinché possiamo essere lievito di bene in questa città, in questo paese, nel mondo, seguendo le tue vie di amore e di non violenza. Amen. 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 Signore, noi non comprendiamo a volte le tue vie, non sappiamo perché ci chiedi o perché ci metti in delle situazioni, perché ci troviamo in certe situazioni. Ma tu ci hai anche detto che tutto concorre al bene. Noi vogliamo crederci fino in fondo, Signore, che tu saprai trarre il bene anche dove noi non riusciamo a vederlo, dove noi vediamo solo ingiustizia. Aiutaci, Signore, ad essere sempre pieni di fiducia in te. Amen. 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 Leggiamo insieme. Ogni violenza è la tragica espressione di un bisogno non soddisfatto. E andiamo verso la quinta stazione. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome. Sunday. Senti, deve dire che cosa, devi dare la mano. L'ho chiamata, ma non l'ha sentita. Non l'ha sentita. Andiamo un attimo qui in là, perché qui proprio siamo all'angolo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando, quinta stazione, l'ultima cena. Quando venne l'ora per la cena pasquale, Gesù si mise a tavola con i suoi apostoli. Poi disse loro: ho tanto desiderato fare questa cena pasquale con voi prima di soffrire. Vi assicuro che non celebrerò più la Pasqua fino a quando non si realizzerà nel regno di Dio. Poi Gesù prese un calice, ringraziò Dio e disse: prendete questo calice e fatelo passare tra di voi. Vi assicuro che da questo momento non berrò più vino fino a quando non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio corpo che viene offerto per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, alla fine della cena, offrì loro il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue, offerto per voi. Ma ecco, il mio traditore è qui a tavola con me. Il figlio dell'uomo va incontro alla morte, come è stato stabilito per lui. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Allora i discepoli di Gesù cominciarono a domandarsi gli uni con gli altri chi di loro stava per fare una cosa simile. Questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del tuo sangue, offerto per voi. Questo è il mio corpo. Poi prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento. Questo è il mio corpo che viene offerto per voi.
fate questo in memoria di me. Fate questo in memoria di me. Poi disse loro: ho tanto desiderato fare questa cena pasquale con voi prima di soffrire. Signore, dacci forza, fede, speranza, costanza attraverso il tuo corpo e il tuo sangue. Amen. 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 Signore, tu sei stato per noi pane spezzato. Ti sei spezzato per noi, per amore nostro, per mostrarci il tuo amore. Fa che anche noi abbiamo il coraggio di lasciarci spezzare per gli altri. Amen. Amen. Diciamo insieme: sì, tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Amen. Vado avanti. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. Someday we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Sì, poi dopo, sì, dopo oltre il bar, gira. Poi giriamo. Sì, okay. Conviene girare tutto, se no non raggiù. No, okay. Conviene. Ma vi dico io. Poi si passa dall'altra parte. Vi dico io, sì, tanto guido con un po'. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. A me? Sì. Tra i discepoli sorse una discussione per stabilire chi tra essi doveva essere considerato il più importante. Ma Gesù disse loro: i re comandano sui loro popoli e quelli che hanno il potere si fanno chiamare benefattori del popolo. Voi però non dovete agire così. Anzi, chi tra voi è il più importante diventi come il più piccolo. Chi comanda diventi come quello che serve. Secondo voi, chi è più importante? Chi siede a tavola oppure chi sta a servire? Quello che siede a tavola, non vi pare? Eppure io sto in mezzo a voi come un servo. Voi siete quelli rimasti sempre con me, anche nelle mie prove. Ora io vi faccio eredi di quel regno che Dio, mio Padre, ha dato a me. Quando comincerò a regnare, voi mangerete e berrete con me alla mia tavola e sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù del popolo di Israele. Secondo voi chi è più importante? Chi siede a tavola o chi sta a servire? Chi comanda diventi come quello che serve. Eppure io sto in mezzo a voi come un servo.
chi è più importante, chi siede a tavola oppure chi sta a servire? Sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù del popolo di Israele. Quando comincerò a regnare? Signore Gesù, fa che possiamo essere servi l'uni degli altri. Insegnaci a servire e non a farci servire. Amen. Insegnaci, Signore, che il servire è la chiave che può aprire i cuori. Entrare in empatia e in compassione gli uni verso gli altri. Avere la capacità di ascolto, di accogliere il viandante con tutte le sue ombre, anche la sua malvagità. Poter accoglierla e che possa essere trasformata. Amen. Amen. Oh Dio d'amore, tu ci hai fatto capire che l'importante è servire. Tu sei l'agnello di Dio, tu sei l'unico agnello a essere sacrificato. Fa che i nostri fratelli più piccoli, gli animali, non siano sacrificati a una convenzione religiosa o ancora peggio, a una convenzione culturale. Agnello di Dio, dacci la pace. Amen. 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 Diciamo insieme: il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Someday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Overcome. We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce eri dentro il mondo. A me. Settima stazione. Simone, Simone. L'ultima prova. Ascolta. Satana ha preteso di passarvi al vaglio, come si fa con il grano per pulirlo, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai tornato a me, dà forza ai tuoi fratelli. Allora Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e persino alla morte. Ma Gesù rispose: Pietro, ascolta quello che ti dico. Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: quando vi mandai senza soldi, senza bagagli e senza sandali, vi è mancato qualcosa? Essi risposero: niente. Allora Gesù disse: ora però è diverso, chi ha dei soldi li prenda, così anche chi ha una borsa, e chi non ha una spada venda il suo mantello e se ne procuri una. Vi dico infatti che deve avverarsi per me quello che dice la Bibbia: è stato messo tra i malfattori. Ecco, quel che mi riguarda sta ormai per compersi. Allora i discepoli dissero a Gesù: Signore, ecco qui 2 spade,
Ma Gesù rispose: basta. Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione, persino alla morte. Prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci. Quando vi mandai senza soldi, senza bagagli e senza sandali, vi è mancato qualcosa? È stato messo tra i malfattori. Basta. Signore Gesù, fa che Satana non prenda le nostre vite. Dai forza ai tuoi figli in questo mondo dove regna l'odio, la violenza, la malvagità. Illumina il nostro cammino, illumina il cammino e rendici partecipi con te al cammino della non violenza. Signore, riconduci a te tutte le pecore smarrite. Fa che possiamo essere un esempio di carità e di fede e di speranza per tutte quelle persone che hanno perso la tua via, che non vedono la tua croce. Amen. Amen. Diciamo insieme: il genere umano può liberarsi dalla violenza soltanto ricorrendo alla non violenza. L'odio può essere sconfitto soltanto con l'amore. Ora ci dirigiamo verso l'8ª stazione. Cosa devo fare? C'è il cambio della croce. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome someday. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 8ª stazione, Gesù nel Monte degli Ulivi. Gesù viene arrestato. Come faceva di solito, Gesù uscì e andò verso il Monte degli Ulivi, e i suoi discepoli lo seguirono. Quando giunse sul posto, disse loro: pregate per resistere nel momento della prova. Poi si allontanò da loro alcuni passi, si mise in ginocchio e pregò così: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore, però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora dal cielo venne un angelo a Gesù per confortarlo. In quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Quindi dopo aver pregato, Gesù si alzò e andò verso i suoi discepoli. Li trovò addormentati, sfiniti per la tristezza, e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per resistere nel momento della prova. Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò molta gente. Giuda, uno dei 12, faceva loro da guida.
si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Quelli che erano con Gesù, appena si accorsero di ciò che stava per accadere, dissero: Signore, usiamo la spada? In quel momento uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: Lasciate, basta così. Toccò l'orecchio di quel servo e lo guarì. Poi Gesù si rivolse ai capi dei sacerdoti, ai capi delle guardie del Tempio e alle altre autorità del popolo che erano venuti contro di lui e disse: Siete venuti con spade e bastoni come per arrestare un delinquente, eppure io stavo ogni giorno con voi nel Tempio e non mi avete mai arrestato. Ma questa è l'ora vostra, ora si scatena il potere dell'Impero. Alzatevi e pregate per resistere nel momento della prova. Con un bacio ti tradisci il figlio dell'uomo. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore. Non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Ma questa è l'ora vostra, ora si scatena il potere delle tenebre. Il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Signore, dacci veramente la forza di non rinnegarti. Dacci la forza di pregarti, dacci la forza di resistere al potere delle tenebre. Amen. Signore Gesù, anche tu hai avuto paura. Era quando è venuto, quando si è scatenato il potere delle tenebre e hai perfino sudato sangue. Signore, quanto tu ci hai amato. Hai avuto paura, ma non ti sei tirato indietro. Grazie, Signore Gesù. Amen. Amen. Della non violenza richiede molto più coraggio di quello della violenza. Ci dirigiamo verso la nona stazione. No, io supererei. Supereresti? Sì, andrei laggiù. Qui. Paolo, qui. Nuova stazione, Gesù viene rinnegato e soldato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Le guardie del Tempio arrestarono Gesù e lo portarono nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Alcuni accesero un fuoco in mezzo al cortile e si sedettero. Pietro si mise insieme a loro. Una serva lo vide là, seduto presso il fuoco, lo guardò bene e poi disse: «Anche quest'uomo era con Gesù». Ma Pietro negò e disse: «Donna, non so chi è». Poco dopo un altro, vedendo Pietro, disse: «Anche tu sei uno di quelli». Ma Pietro dichiarò: «Uomo, non sono io». Dopo circa un'ora, un altro affermò con insistenza: «Sono sicuro, anche quest'uomo era con Gesù. Infatti viene dalla Galilea». Ma Pietro protestò: «Io non so quel che tu dici». In quel momento, mentre Pietro ancora parlava, un gallo cantò. Il Signore si voltò verso Pietro e lo guardò. Pietro allora si ricordò di quel che il Signore gli aveva detto: «Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci». Poi uscì fuori e pianse amaramente. Intanto gli uomini che facevano la guardia a Gesù lo deridevano e lo maltrattavano. Gli bendarono gli occhi e gli domandavano: «Indovina, chi ti ha picchiato?» E lanciavano contro di lui molti altri insulti. Poi uscì fuori e pianse amaramente. Gli uomini che facevano la guardia a Gesù lo deridevano e lo maltrattavano. Ma Pietro negò e disse: «Donna, non so chi è». Poi uscì fuori e pianse amaramente. Prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci. Non so chi è. Io non so quel che tu dici. Signore Gesù, quante volte anche noi ti abbiamo rinnegato, quante volte anche noi nella nostra vita abbiamo fatto finta di non conoscerci, di non conoscerti. Perdonaci per tutte queste volte che lo abbiamo fatto. Amen. Amen. Ho sempre pensato che Pietro stava negando la verità, che era un bugiardo mentre diceva queste cose. Poi forse ho cominciato a pensare un'altra cosa, che forse Pietro diceva il vero, che non conosceva Gesù, che non aveva capito chi fosse davvero Gesù. Questo Gesù che entra a Gerusalemme, che doveva entrare come un condottiero, doveva entrare come il Messia, il re di Israele, che li avrebbe liberati finalmente dai romani. Gesù prende un'altra via, una via per lui totalmente inaspettata, una via scandalosa, contraria alla sua idea, che se Gesù gliel'aveva detto più volte. Io mi chiedo quante volte anche noi forse ci aspettiamo qualcosa di diverso, che tu sia qualcuno diverso, che tu liberi la nostra strada da tutte le difficoltà, da tutte le ingiustizie. E forse anche tu ci chiedi un'altra via, e ci porti per un'altra via, Signore. Aiutaci a non smarrirci, ad avere sempre fiducia in te, a comprendere chi sei veramente, e chi puoi essere per noi nella nostra vita. Amen. Amen. Diciamo insieme: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre.
tocca a me. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Decima stazione, Gesù viene processato. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Appena fu giorno, si riunirono le autorità del popolo, i capi dei sacerdoti e i maestri della legge, fecero condurre Gesù davanti al loro tribunale e gli dissero: «Sei tu il Messia, dillo apertamente a noi». Ma Gesù rispose: «Anche se ve lo dico, voi non mi credete. Se invece vi faccio domande, voi non mi rispondete. Ma d'ora in avanti il Figlio dell'uomo starà accanto a Dio Onnipotente». Tutti allora domandarono: «Dunque, sei proprio tu il Figlio di Dio?» Gesù rispose loro: «Voi stessi lo dite, io lo sono». I capi allora conclusero: «Ormai non abbiamo più bisogno di prove, noi stessi lo abbiamo udito direttamente dalla sua bocca». Tutta l'assemblea si alzò e condussero Gesù da Pilato. Là cominciarono ad accusarlo: «Quest'uomo noi lo abbiamo trovato mentre metteva in agitazione la nostra gente. Non vuole che si paghino le tasse all'imperatore romano, e pretende di essere il Messia re promesso da Dio». Allora Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici». Pilato quindi si rivolse ai capi dei sacerdoti e alla folla e disse: «Io non trovo alcun motivo per condannare quest'uomo». Ma quelli insistevano dicendo: «Egli crea disordine tra il popolo, ha cominciato a diffondere le sue idee in Galilea, ora è arrivato fin qui e va predicando per tutta la Giudea». Quando Pilato udì questa accusa, domandò se quell'uomo era Galileo. Venne così a sapere che Gesù apparteneva al territorio governato da Erode. In quei giorni anche Erode si trovava a Gerusalemme, perciò Pilato ordinò che Gesù fosse portato da lui. Da molto tempo Erode desiderava vedere Gesù, di lui aveva sentito dire molte cose e sperava di vederlo fare qualche miracolo. Perciò quando vide Gesù davanti a sé, Erode fu molto contento, lo interrogò con insistenza, ma Gesù non gli disse nulla. Intanto i capi dei sacerdoti e i maestri della legge, che erano presenti, lo accusavano con rabbia. Anche Erode, insieme ai suoi soldati, insultò Gesù. Per scherzo gli mise addosso una veste splendida e lo rimandò da Pilato. Erode e Pilato erano sempre stati nemici tra loro, quel giorno invece diventarono amici. Sei tu il Messia? Dillo apertamente a noi. Erode e Pilato erano sempre stati nemici tra di loro. Da quel giorno invece diventarono amici. Sei tu il re dei Giudei? Egli crea disordine. Ha cominciato a diffondere le sue idee in Galilea, ora è arrivato fin qui, va predicando per tutta la Giudea. Non vuole che si paghino le tasse all'imperatore romano.
miracoli. Signore, la tua croce ci monda da peccati, la tua croce ci riconcilia, come ha riconciliato Erode e Pilato. La tua croce è la nostra salvezza. Amen. Facciamo insieme la scelta non è tra violenza e non violenza, ma tra non violenza e non esistenza. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall Sunday. Undicesima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato riunì i capi dei sacerdoti, altre autorità e il popolo, e disse loro: voi mi avete portato qui quest'uomo come uno che mette disordine fra il popolo. Ebbene, ho esaminato il suo caso pubblicamente davanti a voi. Voi lo accusate di molte colpe, ma io non lo trovo colpevole di nulla. Anche Erode è dello stesso parere, tant'è vero che lo ha rimandato da noi senza condannarlo. Dunque quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò lo farò flagellare e poi lo lascerò libero. Ma tutti insieme si misero a gridare: a morte quest'uomo! Vogliamo libero Barabba! Barabba era stato messo in prigione perché aveva preso parte ad una sommossa del popolo in città e aveva ucciso un uomo. Pilato parlò di nuovo ai presenti perché voleva liberare Gesù, ma essi gridavano ancora più forte: in croce! In croce! Per la terza volta Pilato dichiarò: ma che male ha fatto quest'uomo? Io non ho trovato in lui nessuna colpa che meriti la morte. Perciò lo farò frustare e poi lo lascerò libero. Essi però insistevano a gran voce nel chiedere che Gesù venisse crocifisso. Le loro grida diventarono sempre più forti. Alla fine Pilato decise di lasciar fare come volevano. Avevano chiesto la liberazione di Barabba. Quello era stato messo in prigione per sommossa e omicidio. E Pilato lo liberò. Invece consegnò loro Gesù, perché ne facessero quello che volevano. Ma che colpa ha fatto quest'uomo? Io non ho trovato in lui nessuna colpa che meriti la morte. A morte quest'uomo, in croce, in croce. Mi avete portato qui quest'uomo come uno che mette disordine. Vogliamo libero Barabba.
popolo mio, che cosa ti ho fatto? In cosa ti ho fatto arrabbiare? Consegnò loro Gesù perché ne facessero quello che volevano. Signore Gesù, anche paradossalmente anche Barabba è stato liberato e salvato dalla tua croce. Forse Barabba meritava la morte, e forse tu no di certo. Forse anche noi meritiamo la morte. Anche noi siamo colpevoli di che cosa? Tante grandi o forse piccole cose, o forse anche di non fare, anche del nostro non fare, non intervenire. Non intervenire per le ingiustizie del mondo, non intervenire perché discriminato, non intervenire perché è messo ai margini. Oggi, Signore, ti vogliamo pregare per tutte queste persone per cui tu sei morto. Amen. Diciamo insieme: la pace non è solo un fine remoto da raggiungere, ma un mezzo per raggiungere quel fine. Amen. Tocca a me. Tocca a me. We shall overcome. We shall overcome. Someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall overcome. Sunday. Io direi di fermarci qui, altrimenti. Sì, perché sennò poi si va dopo sotto. Cosa si deve fare dopo là dentro? L'ultima stazione. Dodicesima stazione. Gesù verso il Calvario. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Okay. Presero Gesù e lo portarono via. Lungo la strada fermarono un certo Simone, originario di Cirene, che tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. Erano in molti a seguire Gesù, una gran folla di popolo e un gruppo di donne che si battevano il petto e manifestavano il loro dolore per lui. Gesù si voltò verso di loro e disse: «Donne di Gerusalemme, non piangete per me, piangete piuttosto per voi e per i vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le donne che non possono avere bambini, quelle che non hanno mai avuto figli e quelle che non hanno mai allattato. Allora la gente comincerà a dire ai monti: franate su di noi e alle colline nascondeteci, perché si tratta così il legno verde che ne sarà di quello secco». Piangete piuttosto per voi e per i vostri figli. Verranno giorni nei quali si dirà: beate le donne che non possono avere bambini, quelle che non hanno mai avuto figli. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. Erano in molti a seguire Gesù. Allora la gente comincerà a dire ai monti: franate su di noi. Buonasera. Ciao.
Se si tratta così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Signore, noi non dobbiamo batterci il petto, perché la tua croce è liberazione per noi. Dobbiamo piuttosto piangere per il nostro mondo così gravemente peccaminoso, così gravemente ammalato, così gravemente ingiusto e violento. Signore, dacci la speranza del tuo regno. Amen. Amen. Signore, ti preghiamo. Qualche volta non sappiamo per che cosa piangere. Non sappiamo neanche per che cosa pregare. Siamo a volte smarriti, siamo confusi. Forse non sappiamo che cosa fare e cosa fare anche in questo mondo in cui vediamo tanta ingiustizia, tanta solitudine, tanta violenza. Signore, manda il tuo spirito su di noi. Manda il tuo spirito che possa pregare attraverso di noi e agire attraverso di noi. Amen. Amen. Siamo insieme. La vera pace non è semplicemente l'assenza di tensione, è la presenza della giustizia. Amen. Amen. Che fai l'ultimo per le scale, che sei, che ti metti per le scale, dammi, sono un po'... Dammi madre. Sì. Vai avanti tu allora. Avanti. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome. Someday, oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome. Grazie, buona Pasqua. Someday. Andrea. Tredicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Insieme con Gesù venivano condotti a morte anche due malfattori. Quando furono arrivati sul posto detto luogo del cranio, prima crocifissero Gesù e poi due malfattori, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. I soldati intanto si divisero le vesti di Gesù tirandole a sorte. La gente stava a guardare. I capi del popolo invece si facevano beffe di Gesù e dicevano: ha salvato tanti altri, ora salvi se stesso, se egli è veramente il Messia scelto da Dio. Anche i soldati lo schernivano, si avvicinavano a Gesù, gli davano da bere aceto e gli dicevano: se sei tu davvero il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra il capo di Gesù avevano messo un cartello con queste parole: quest'uomo è il re dei Giudei. I due malfattori intanto erano stati crocifissi con lui, con Gesù. Uno di loro, insultandolo, diceva: non sei tu il Messia, salva te stesso e noi. L'altro invece si mise a rimproverare il suo compagno e disse: tu che stai subendo la stessa condanna, non hai proprio nessun timore di Dio? Per noi due è giusto scontare il castigo per ciò che abbiamo fatto. Lui invece non ha fatto nulla di male. Poi soggiunse: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù gli rispose: ti assicuro che oggi sarai con me in paradiso. Signore Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Oggi sarai con me in paradiso. Non sei tu il Messia, salva te stesso e noi. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Si divisero le vesti di Gesù tirandole a sorte.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'umale. Se tu sei davvero il re dei giudei, salva te stesso. Signore Gesù, tu ci hai perdonato anche dalla croce. Anche in quel momento hai avuto parole di bontà per noi. Ed è lì che abbiamo compreso e si è realizzata la nostra salvezza, nel tuo perdono dalla croce, che in quella croce ci hai aperto una nuova via, hai aperto una nuova dimensione, la dimensione del regno. In questa dimensione tu porti anche noi, ciascuno di noi che si affida a te, che affida la sua vita a te, Signore. Noi vogliamo essere con te, vogliamo seguirti. Che possiamo, fa Signore, che possiamo non avere paura, paura anche di dare la nostra vita, anche di darla un po' alla volta, giorno per giorno. Amen. 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 Signore, come tu hai perdonato dalla croce, fa che noi possiamo perdonare quando ci schierniscono, quando ci maltrattano a causa tua, quando ci offendono, quando non siamo riconosciuti, quando ci sentiamo aggrediti dagli altri, affinché il tuo perdono dalla croce sia il nostro perdono e la nostra via della non violenza. Amen. 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 Insieme. Non siamo chiamati ad abbattere i nemici, ma l'inimicizia. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Salve. Quattordicesima stazione. Gesù muore in croce.
e adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Verso mezzogiorno si fece buio per tutta la regione, fino alle 3 del pomeriggio. Il sole si oscurò e il grande velo appeso nel tempio si squarciò e morì. L'ufficiale romano, vedendo quel che accadeva, rese gloria a Dio dicendo: egli era veramente un uomo giusto. Anche quelli che erano venuti per vedere lo spettacolo davanti a questi fatti se ne tornava a casa battendosi il petto. Invece gli amici di Gesù e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea se ne stavano a una certa distanza e osservavano tutto quello che accadeva. Padre, nelle tue mani affido la mia vita. Egli era veramente un uomo giusto. Davanti a questi fatti se ne tornavano a casa battendosi il petto. Signore, non possiamo che prostrarci davanti alla tua croce. Signore, il sole si è oscurato, il grande velo del tempio si è squarciato. Tu davvero ci hai aperto una nuova via. Hai squarciato il velo di questo mondo, il velo del nostro cuore. Diciamo insieme: noi non possiamo in coscienza obbedire alle vostre leggi ingiuste. Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e sui nostri figli e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra anima. E un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi. Faremo appello al vostro cuore.
Signore, tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo affinché noi, i nostri fratelli e le nostre sorelle, siamo liberati dal maligno che ci rende schiavi. Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Dall'odio, dalla fornicazione, dall'invidia, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Da ogni pensiero di suicidio e aborto, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Da ogni forma di sessualità cattiva, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Da ogni forma di male e da qualsiasi male occulto, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Da ogni oppressione verso ogni essere umano e verso ogni creatura, verso ogni animale, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Da ogni guerra e da ogni violenza, tra gli stati, tra i popoli, tra le persone, noi ti preghiamo. Liberaci, oh Signore. Il Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Recitiamo il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Rivolga verso a noi il suo volto e ci doni la pace. Amen. Questo ci conceda il Dio uno e trino, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Amen. Andiamo in pace e portiamo la pace. Amen. Amen. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Dalla Fratellamento, pace e bene a tutti. Pace bene, a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Amen. Amen. Abbiamo fatto.